Perché la differenza, sì. Perché l'idea base di tutte le differenze è che è banale, ma in realtà non lo è affatto col gioco. È che le differenze siano un valore, una cosa da valorizzare, e non siano appunto una difficoltà. E ovviamente quando andiamo nelle scuole facciamo questi workshop su tutte le differenze, cioè non ci concentriamo esclusivamente sulle persone LGBT o sull'omofobia, ma su tutte le possibili forme di discriminazione, su tutte le possibili differenze. Questo diciamo è quello che cerchiamo di fare almeno. The aim is to teach to the children that the differences are a value, and so they don't talk just about LGBT diversity, for example, but about all the kinds of differences that can be. Stiamo allestendo una biblioteca che sarà qua, per ora lì ancora non qualcuno è già qui, qualcun altro ancora no, però faremo un piccolo tempo di documentazione. They are going to create also a library in the space. Non saprei che altro, quanto facciamo? Avete delle domande? Have you got some questions? Cos'è LGBT? LGBT, lesbiche, gay, bisessuali e trans, diciamo rappresenta una comunità, solo che con delle grandi differenze in realtà all'interno. Poi c'è anche qualcuno che questa sigla la vuole continuare, quindi lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali per esempio, quindi ci spieghiamo cosa sono, oppure asessuali, oppure tanti altri tipi di... Io preferisco usare solo le prime quattro, ma per semplicità, non per poter escludere qualcuno. Noi ufficialmente nella nostra associazione abbiamo inserito anche la I, perché è una cosa di cui nessuno si occupa, sono gli intersessuali, ovvero sia quelle persone che sin dalla nascita praticamente presentano caratteri sessuali non del tutto definiti. Scusami, questo sto parlando troppo. Venera asked what does it mean LGBT, and she explained and said that in this organization they also work with intersexuality, so those people that were born with some gender features that are sono diverse tipologie di intersessualità e quasi sempre sono ignorate, nel senso che non se ne parla, non esistono, invece in realtà esistono, ma facciamo più del mondo. E spesso tra l'altro subiscono delle violenze alla nascita perché vengono praticamente sistemati chirurgicamente, proprio pochi giorni, poche ore dopo la nascita. Ma ci sono anche casi di asessualità? Di asessualità? Sì. A me non proprio di asessualità non è mai capitato di scrivere qualcuno, ma così in internet, su Facebook, ne conosco qualcuno. Perché ne parlano oggi, anche in Italia, mi sembra un po'... Non è per, diciamo, discriminazione, però mi sembra un po' stretto. Ognuno di noi quando cresce ha delle funzioni, no? Ha detto, com'è possibile? A meno che veramente non ti togli l'apparato. Dico, però è un'ignoranza mia, sto parlando, perché poi comunque non ho nessun problema, però siccome ci siamo ritrovati a parlarne oggi mi sembrava un po' impossibile da questo punto. Sono anch'io molto ignorante sul tema, diciamo l'ammetto come possibilità, però non avendola esperita né direttamente né magari sai, con qualche amico, con qualche... per me in questo momento è solo una possibilità teorica, cioè ne prendo atto, ma la possibilità non so bene come funziona. What was your question? At first she said that about intersexuality, she said that there are different kinds of intersexuality and in most of the cases the response of the people is indifference, and sometimes they also have some violence when they born, because they are like adjusted. Yeah, they make surgery, just one or the other. Yes. Mm-hmm. And then Vincenzo asked, but there are some people who are asexual, because you talked about it in the morning and he wasn't very sure about it, because his idea is that if you everybody has some impulse, sexual impulse, and so he cannot imagine somebody without. And he asked but she said that she knows that there are this kind of people, but she never worked or met them, so she couldn't say. I can say that I'm asexual, so if any questions I can answer them. Okay.
sempre asessuale. Ah, ok. Se abbiamo domande, le prego. Tony, I'm asking the question. What does it mean for you? You don't have any like sexual feeling. I don't feel sexual attraction to people. At all. At all. No. Okay. But it have been always like this, or just discovered it's like. I'm not sure. Like, I knew about it since I was like 15 years old, or 14 years old, so like 4 or 5 years. But I'm not sure if it was like that before or was it just then. Yeah. But you have this feeling that you wanna share things with other people, that you wanna share a life with somebody? I don't know. You don't know. But this is a different thing, because you can be a romantic also, so not really dating a lot, but you can be an enemy on the same question. I have a question about funding. Do you apply like mainly for the national and the funding from the municipality or for international funding? Like, because I imagine that it might not be really hard.